Adesso credo che possiamo continuare con l'esposizione, se non sbaglio, di esperienze concrete di pratica del Master Massimo Allulli dell'Istituto di Scienze Umane di Firenze e Irena Fichet dell'Università di Siena, che credo vada ringraziata per l'apporto organizzativo ad un sostegno indispensabile che ha dato alla realizzazione di tutte queste iniziative. Bene, credo che possa cominciare. Grazie, sì. Più che esperienze concrete, esperienze di didattica e formazione che abbiamo portato avanti nel modulo dell'Istituto Italiano di Scienze Umane del Master, che era un modulo, come dire, trasversale, toccava il rapporto tra partecipazione e politiche pubbliche, che è un po' il tema che tocca l'intera nostra discussione e ha toccato il Master in tutti i suoi momenti. Quindi io mi limito soltanto a dare i titoli dei temi di cui ci siamo occupati per provare a definire qual è l'approccio che abbiamo provato a seguire. Intanto posso dire, e chi c'era può testimoniarlo, che nel nostro modulo siamo passati anche indenni attraverso un terremoto, quindi, come dire, a questo punto siamo preparati a qualsiasi evenienza, il futuro non ci spaventa più. Al di là di questo, però, l'approccio che noi abbiamo seguito per affrontare un tema in cui si poteva parlare sostanzialmente di tutto e di niente, in cui quindi qualche rischio l'abbiamo corso, a parte il terremoto, è quello, e cito Antonio Floridia che mi ha preceduto, che lui chiama un approccio sistemico, e cioè abbiamo provato a contestualizzare i processi partecipativi dentro i processi di policy nella loro complessità, provando a capire quali sono gli strumenti analitici dell'analisi delle politiche pubbliche che possono essere utili anche ai progettisti di pratiche partecipative. E per capire che cosa intendo, io mi limito a citare tre temi, tre elementi analitici, che sono l'istituzionalizzazione dei processi partecipativi, sono i processi di mutamento delle politiche pubbliche ed è la scala della partecipazione. Intesa non nei termini di Einstein, non ladder, ma nei termini che citava stamattina il professor Magnaghi, cioè nei termini di livello, di scale. E come abbiamo proceduto? Abbiamo provato a individuare quali sono gli elementi che possono essere utili a un progettista di pratiche partecipative, partendo proprio dall'istituzionalizzazione, in un contesto come quello toscano, che è un contesto di rilievo e di importanza internazionale da questo punto di vista. Perché abbiamo parlato di istituzionalizzazione? Perché le pratiche partecipative non sono soltanto un input delle politiche pubbliche, non sono un corpo estraneo alle politiche pubbliche, ma sono politiche pubbliche esse stesse. E in quanto politiche pubbliche sono esse stesse istituzioni, lo sono in misura maggiore o minore, a seconda di quanto esse sono sottoposte, sono soggette a un processo di istituzionalizzazione. Processo di istituzionalizzazione che non è un dato acquisito. L'istituzionalizzazione è un concetto multidimensionale e il progettista di pratiche partecipative può in questo avere un ruolo fondamentale nell'illuminare il decision maker, il dirigente, l'attore di politics, nel non cadere nel tranello di credere che l'istituzionalizzazione passi soltanto attraverso l'approvazione di una legge. E questo infatti in Toscana, con tutti i suoi limiti, il caso toscano dimostra che si può sfuggire a questo rischio, ma che l'istituzionalizzazione presenta molti requisiti. Cito Lanzalaco, che su questo è uno, diciamo, degli studiosi più rilevanti, la spersonalizzazione, la differenziazione da altre pratiche, la cosiddetta validazione autoreferenziale, quindi l'assenza della necessità di giustificare di volta in volta l'adozione di un processo partecipativo. Ecco, il progettista di pratiche partecipative in questo può svolgere un ruolo assolutamente centrale nel dare conto di come l'istituzionalizzazione non sia mai un dato acquisito, perché i processi di deistituzionalizzazione sono un rischio sempre presente.
Rispetto al mutamento, invece, prima Antonio Floridia citava in maniera giustamente critica la scala di Einstein, talvolta anche abusata. Ecco, in questo invece la cassetta degli attrezzi dell'analisi delle politiche pubbliche può dare aiuto nel comprendere qual è il ruolo della partecipazione nel processo di policy. Abbiamo strumenti raffinati di misurazione dell'avvenuto o meno mutamento, penso alla tripartizione di Hall tra obiettivi, strumenti, setting, o a quelle ancora più raffinate relative a policy core, deep core, abbiamo parlato di tutto questo, fino alle tassonomie di Cashore e Howlett, insomma, per dire che esistono diversi gradi di mutamento, e quindi si può su questo cercare di capire se, come, quanto, a quali condizioni i processi partecipativi abbiano un ruolo, ed esistono diversi possibili drivers di questo mutamento: l'apprendimento, il conflitto, le idee. E rispetto a questo l'analisi delle politiche pubbliche fornisce degli elementi che ci possono aiutare a capire se e quanto un processo partecipativo possa aiutare a modificare una politica pubblica, ma nella consapevolezza che non è l'unico elemento, e ritorno all'approccio sistemico, un processo di policy ha una complessità tale che il processo partecipativo è uno dei tanti elementi che possono condurre, contribuire a un cambiamento. È una delle tante arene, è una delle tante variabili ed è essa stessa una politica. E quindi a sua volta soggetta a cambiamento e a drivers del cambiamento. Concludo sul concetto di scala, perché anche su questo il ruolo del progettista delle pratiche partecipative, se ha gli strumenti teorici adatti, può essere centrale, perché noi oggi, e non approfondisco, lo do per scontato, assistiamo a un progressivo scostamento tra i confini istituzionali e amministrativi dati e i confini delle collettività che sono interessate dalle politiche pubbliche. Una politica pubblica si fa quando c'è un problema collettivo da risolvere, e quel problema collettivo non è mai stato, e oggi è men che meno racchiuso necessariamente, non possiamo darlo per scontato, entro i confini amministrativi dati. E quindi il processo partecipativo riguarda delle polities, delle comunità che sono diverse da quelle che sono dentro un comune, una provincia. E su questo chi individua qual è la comunità, quali sono i confini di questa collettività, ha un ruolo cruciale, sapendo che anche questo, la polity, la scala, non è un elemento dato, è frutto di un conflitto socio-spaziale, è frutto di una dinamica che è continuamente in evoluzione, quindi avere gli strumenti per individuarla, sapendo sempre che si procede per approssimazione, che la scala ottimale in realtà non esiste per quanto la si cerchi, è una competenza fondamentale. E chiudo dicendo che è una competenza che sarà via via più importante, perché noi oggi siamo in una fase di mutamento, di riforma amministrativa, che adesso è in discussione l'ultimo disegno di legge presentato dal ministro Delrio, che trasformerà le province in enti di secondo livello, se la Corte Costituzionale questa volta non interviene, e in altri casi in aree metropolitane, e abbiamo una democrazia locale che via via diventa sempre più una democrazia di secondo livello, quindi in cui non sono direttamente i cittadini, ma collegi di sindaci e consiglieri comunali ad eleggere le istituzioni di governo. Quindi avremo politiche sempre più in cerca di una legittimità che non deriverà più sulla scala locale da un'investitura democratica derivante da un'elezione a suffragio universale. Beh, anche in questo il progettista delle pratiche partecipative può giocare un ruolo, e penso che un corso come quello che abbiamo fatto può avere un ruolo che va anche molto oltre i confini della regione toscana. Quindi, come dire, speriamo su questo di proseguire. Grazie molto. Grazie, e credo che adesso tocchi all'Università di Siena, Irena Fickett. Ok. Io invece vorrei riflettere, cioè siccome cioè quasi tutti i temi già teorici, empirici sono stati affrontati, vorrei riflettere su in generale questo percorso formativo, dato che ho fatto un tutor un po' di tutti gli studenti e seguito un percorso formativo insieme a loro, per cui cioè, mi interessava più intervenire brevemente su questa cosa del percorso formativo di un progettista dal processo partecipativo. E i temi principali che vorrei riproporre per concludere, che mi sembrano essere fondamentali, ma non solo riguardo all'esperienza del master, ma anche per la ricerca sulla partecipazione pubblica in generale,
sono questi che sono già stati menzionati, cioè il rapporto tra le diverse forme, cioè quelle che potrebbero essere diverse forme delle arene partecipative o percorsi partecipativi e il contesto politico-sociale nelle quali si inseriscono e con quale interagiscono, e dall'altro lato sulla prospettiva interdisciplinare che tra l'altro questo master ha adottato. Cioè, se si è discusso oggi, come anche durante tutto il percorso del master, dalle varie forme di arene partecipative, li chiamiamo così, o processi partecipativi, dipende, e diversi approcci sembrava in qualche momento che preferiscono in qualche modo l'uso di un tipo di arena partecipativa piuttosto che l'altra, cioè perché io ho visto vari moduli che preferivano diverse forme partecipative. E abbiamo visto che queste forme partecipative che finora sono state praticate possono variare da quelle più tradizionali, no? che sono quelle più conosciute, quelle più istituzionalizzate, fino a quelle più innovative, come potevano essere quelle finanziate con la legge 69 negli ultimi anni, che sono, cioè, qui mi riferisco a proprio, cioè, questa modalità delle giurie di cittadini, town meetings e altre. E dall'altro lato quelle promosse dal basso senza nessun sostegno istituzionale. Quello che voglio dire fondamentalmente è che a volte durante il master, come anche nella ricerca empirica, perché io mi occupo empiricamente dei processi partecipativi, sembra che diversi approcci e prospettive teoriche sottolineano i vantaggi di alcune forme partecipative e gli svantaggi delle altre, ma il vantaggio del master è quello che ho visto io alla fine del master, che come nostro ha adottato una prospettiva teorica interdisciplinare, e simile vantaggio hanno anche anche la ricerca empirica, che applica diversi approcci e cerca di coprire il maggior numero dei casi, consiste proprio nel fatto che ci ha insegnato che nessuna forma specifica dell'arena partecipativa non deve essere rigida e non è migliore di un'altra per ogni dato contesto, per scopo specifico che si vuole raggiungere. Cioè, nel decidere infatti come strutturare un'arena partecipativa che ci fa raggiungere gli scopi specifici, tenendo conto sempre degli obiettivi più generali, cioè quelli del miglioramento della democrazia, sembra che abbiamo imparato che dobbiamo avere la conoscenza della teoria delle varie forme delle arene partecipative, che è quello di cui oggi ha esposto il professor Isernici, cioè il modulo S si è occupato, e del contesto politico-sociale in cui l'arena si inserisce. E infatti credo che accanto alle conoscenze teoriche e empiriche è proprio nell'apertura verso soluzioni partecipative diverse sta il maggiore contributo che questo master ci ha portato. E chiudo qui, ecco, questo sarebbe il... Bene, grazie molte, grazie anche della sintesi, che non è andata a scapito della concettosità del lavoro.